troppo vento stasera e abbiamo finito tutti gli avanzi, il vento illumina la brughiera, ci fa sembrare tutti distanti, c'è una voglia di mare sulle tue spalle che sanno di miele, mi ricordi una voglia di mare, diceva sempre non parto più, invece partirà, invece partirà. Poi di fronte a un'altra città alzare remi e cantare per altri figli, per altri sogni, per altri pezzi di questo mare. Io ho iniziato, insomma, per pura magia, insomma, ho iniziato a scrivere poesie da una parte, no, quando ero magari più giovane, e musica da un'altra. Poi le due realtà si sono fuse. E lentamente ho cercato di abbinarle, no? Attraverso un artigianato, insomma, che fosse stato il più possibile, che riuscisse a rendere la parola più, possibilmente più forte attraverso la musica. È capitato questo, che i testi spesso sono scritti di getto, attraverso magari un meccanismo di scrittura automatica o magari proprio di forte impressione che mi dà un'immagine o un'emozione che vivo. E poi immediatamente nasce insieme la musica. E la musica fa sì che diciamo, la parola acquisti un significato particolare dentro proprio quel contesto musicale. Quindi è come se io non leggo mai i testi che scrivo a prescindere dalla musica, cioè cerco sempre di fare sì che siano un innesto insieme.